Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video, a un nuovo evento di Kawachi Pony Pony. Per ora in sé l'evento sta andando bene. Ora vi faccio vedere. Stanno siamo abbastanza fortuna, sinceramente. Ora farò vedere subito cosa abbiamo trovato qui stavolta, a parte tutti questi oggetti accumulati qui, che è un macello. Sta andando davvero meglio questo evento per me. Non posso dire per ora la stessa cosa di mio fratello, però ha avuto già più fortuna di me in vari eventi, quindi boh, immagino casuale che. Allora, rispetto a Meliodas abbiamo trovato una mazza, praticamente nulla. Stavolta abbiamo trovato roba migliore. Roba come. No, beh, lui l'ho fatto unire, a cavolo. Non mi ricordo manco come cavolo si chiama. Ho trovato l'unio fortunato Zeta dell'armata di Ananta. È molto più forte rispetto alla sua normale controparte, S. E serve molto nell'evento. Sono riuscito a farlo arrivare fino al livello 6, tramite quello che ho accumulato nel precedente evento. Fammi vedere un po' di roba. E niente, potenziandolo, continua a darmi punti. Ok, points, vedete qui. Ecco, in alto. Ho slottato un altro 4500 dopo quello e non ho trovato nulla ancora una volta. Ma comunque, mi è andata un po' un pochino meglio, diciamo, perché ho trovato. Neanzi siete secondo risvegliato, triple S. G mi dice, insomma, come si intende, che insomma nemmeno come l'hanno inventato. E finalmente per la prima volta, ragazzi, ho trovato Kuma Star con la Niambo, quindi meno fortuna rispetto a mio fratello che ha trovato uno Zeta, però. Bah, giusto, sì, vero, mio fratello ha trovato uno Zeta con la Niambo, quindi già va bene, sì, per quello che è. Però almeno finalmente ho Kuma Star, uno dei migliori DPS che c'è in assoluto. Magari. E mi sono preso anche Rakros risvegliato in questo evento con i punti amicizia. Che è anche lui pure uno dei migliori DPS dei suoi tempi. Come andrà ancora avanti questo evento? Non lo so, vedremo. Io continuerò a farlo per quello che posso e sperando di avere fortuna a trovare il mio yokai preferito, Ranioni. Cioè no, non Ranioni, scusate. Onirosp dell'armata di Ananta. Perché è blu è il mio colore preferito. Ho trovato l'unio, ma l'unio, anche se è blu, non mi attira molto. Lui mi ha attirato sempre fin dall'inizio, fin dai tempi proprio di Weeble Inita, che mamma mia, aveva una fan traduzione pessima. Non sono mai riuscito a scoprire i loro nomi italiani. Non ricordo quando li scoprì, cioè, credo con Blastless. Quindi è da piangerci proprio tutto ciò. E niente. Beh. Ciao e ci vediamo al prossimo video. Che è tutto da Cristander. Buona fortuna per Kino Shop.